Volevo ringraziare il gruppo dei ragazzi di Molinetto, in direzione ostinata e contraria, che sono stati in conto in questo incontro e ci piace ricordarlo, credo che siano dei ragazzi che fanno la loro parte. Grazie a tutti. E poi lo ricordo già prima perché tanto dopo mi dimentico, intanto che me lo ricordo ve lo dico, voi invece ricordatevelo. Poi uscendo ci saranno degli amici della comunità di San Benedetto che raccoglieranno tutto ciò che viene raccolto per dato per il lavoro che state facendo con la comunità, quindi ognuno può fare la sua parte. Andrea, ti lascio la parola, auguri, benvenuto. Vero che colui della Digos, sei della Digos? Allora se vuoi le fotografie vai in questura, io sovversivo, anarchico, comunista, puttaniere veramente è qualche altro perché io sono vecchio, non facciamo nomi. Allora no, se vi togliete di lì fate un favore perché devo vedere. E sono un personaggio e come i personaggi è uno staff e vorrei che vedesse il mio staff che dirige lo staff è una transessuale che è la fine del mondo, poi un drogato, ma come fanno ad esserci drogati, poi un ergastolano che finalmente per buona condotta e mi stanno dietro ormai da un anno, due, basta, quando ho fatto la festa degli 80 anni, ma dove vai tu? Oh, sei malato, sei qui, è vero, a volte dei dolori e capita, oggi è capitato qua, avevo gente lì a San Benedetto e mi dice dovevo andare a Brescia alle 4, a Brescia, e io non sto, e a volte è successo, raro. Lei telefono e dice, guarda, il locale è disposto, una volta vicino a Biello un parroco aveva organizzato, in chiesa, poi mi sembra che il vescovo l'ha scomunicato. E allora, il telefono dice, Don Gallo è impedito, e da volte sono dei dolori, adesso speriamo bene qui, e se vede che casco per terra mi tiri su, no? E non può venire. E allora il parroco dice non si preoccupi, siamo tutti in chiesa, pregheremo per la salute di Don Gallo. E infatti ecco qua, tanto vi dico la mia età, mi presento un attimo perché è importante, dicono che se quando vi dico la mia età battete le mani mi migliora la salute, me l'ha detto uno sciamano, un mago, un stregone. Allora io a luglio compio, vado sopra, 84 anni. Allora cosa succede? Che quando qualche quindi stasera avete rischiato, dove è gonfiabile? Che vi facessi uno scherzo da prete. E guarda che cosa avrei perso. Esatto. Guarda, ma una cosa. Oh, ma chi siete venuti? Che cazzo siete venuti a sentire? Oh, ma poi non sono mica né Beppe Grillo, né Benini, nessuno. Meno male che non sono da Lema, meno male che. Ma pensa quanta bella cosa. Allora voi capite qual è il primo, l'unico motivo per cui ancora mi muovo se riesco. Quanti inviti, perché considerando la situazione, io vecchio mi vergogno, noi vecchia generazione partigiani, poi lo tocchiamo, preti, col Concilio Vaticano, che cosa presentiamo ai giovani? Qualche mese fa, figlio giornale, leggo ancora, l'Italia galoppa verso il 30% della disoccupazione giovanile.
sto messo a piangere. È questo che gli offriamo, la democrazia, i diritti per tutti. Quindi qual è il fine per Chiavelli? Per mettermi in discussione, e sono sicuro che anche voi oggi stasera, io se domani il Santo Benedetto mi dà ancora la salute, dirò ma che cosa ho visto a Brescia? Allora devo essere più umano. Avete sentito qual è il messaggio di Vittorio Arrigoni? Restiamo umani. E volete mica andare a casa disumani stasera? Oh! Dicono che io, caro Don Fabio, uso il turpiloquio, cioè le parolacce. È vero. Ma e ci vogliono? Me l'aveva detto Don Milani. Don Lorenzo mi ha detto anche a me. Dicono il turpiloquio. Il re cattolicissimo del Belgio, Leopoldo, qualche tempo fa, che aveva le colonie in Congo belga, ecco come è diventata l'Africa. Scriveva al suo governatore, lui cattolico, non usava il turpiloquio, ma ha detto Don Milani. Governatore, se uno dei miei sudditi, schiavi, commette un reato, tagliategli la mano destra. Se è recidivo, la seconda sinistra. Se è recidivo, una gamba. Se è recidivo, l'altra gamba. Se è recidivo, la lingua. Ha massacrato 30 milioni di africani in Congo. Adesso abbiamo gli scontri, i tribù. Nel 1440 il Papa, che si chiamava Adriano IV, era amico del re del Portogallo, che il Portogallo andava già a portare il Cristo Gesù in Africa, cioè andava a rubare. E gli dice, sei tanto bravo che porti Gesù in Africa, che in nome del Papa, 1440, ti dono l'Africa, nella mia potestà. Ma chi era lui per tornare all'Africa? Nel 1400, un po' più avanti, la Isabella di Castiglia dice, cioè il Papa, un altro Papa, in nome della mia autorità, in nome della Santissima Trinità, ti regalo le Americhe. Ma vi rendete conto? Quindi io, a questo punto, questa mia umanità, questo senso, mi devo mettere in discussione, ve l'ho detto, e domani dirò, voglio essere più umano. Vittorio Arrigoni in un anno non lo ricorda più nessuno. Chi lo ricorda Vittorio? Mio amico. Chi lo ricorda? Avete fatto bene? Per me è uno dei miei, quando mi dicono i miei vescovi, che santi c'hai? E una volta mi dico, ce n'ho santi, dimmi qualcuno. E in quest'ultimo anno ho detto, c'ho Santo Vittorio Arrigoni. Ma dice, io non lo conosco. Ah, non lo conosco. Un ragazzo a nome della pace con Pasquisti di altri massacrato. Quindi a questo punto siamo in questa realtà e siamo di fronte in questo paese proprio una caduta dell'etica, insomma. Vi rendete conto? E io ogni settimana mi hanno intervistato, adesso ecco perché non puoi ridare, ogni settimana qui rubano da tutte le parti. Qualche tempo fa, porca miseria, ho letto il giornale, dico tacci che la Lega si converte, che bravi, vedi che lo dicevano, poi tutto sommato sono bravi, portano dei soldi in Africa, in Tanzania, la Madonna, dico ma come sono contento, finalmente hanno capito, quell'altro, perché dove, prima di tutto dove la trovo la fede? Io sono un prete, ho aderito alla mia chiesa, infatti nella mia crisi, nella mia riflessione, volevo essere più umano, poi più cristiano, lo dicevo in chiesa, quanti miei amici, ti do io un bel appartamento a Varazze, dirigi le comunità, basta, vieni fuori da questa chiesa, sei troppo stretto, ho una manica di lì, oh dico sei ancora broker tu, nella mia chiesa cattolica io sono a casa mia. Ma chiesa vuol dire assemblea e chiesa vuol dire
vuol dire che io non taccio ai miei vescovi, ai miei papi, li rompo i coglioni continuamente, ma non perché sono così. E c'è il Vangelo, e mi dice, leggiamo un po' insieme il Vangelo. Oh, sono, e rimano lì, quindi più umano, più cristiano, più anticapitalista, un nuovo modello di sviluppo. Vi rendete conto?